Milena Bertolini, giornata storica, si completa la tripletta di trofei nazionali in Italia, Supercoppa, Scudetto e oggi Coppa Italia. È stata un'annata fantastica, fantastica perché sì, noi siamo partite con l'obiettivo di provare a vincere tutto, ma sai, un conto è avere l'obiettivo, un conto è riuscirci e siamo molto felici perché non era per niente scontato che noi vincessimo la Coppa Italia e mi fa piacere per tutti noi, per le ragazze, per la società, perché credo che con questo sia il settimo trofeo e credo anche che a questo punto diventi la società più titolata a Brescia. E fa piacere per noi tutti dello staff perché insomma è dal 20 di luglio che lavoriamo e quando poi lavori e riesci anche a ottenere risultati è il massimo. Ecco, grandissima prova di carattere quando si è andati sotto dopo solo 6 minuti per la rete di Bonetti, poi si è ribaltato il risultato e si è mantenuto il controllo della gara nel corso della partita. Sì, ma noi abbiamo avuto subito 2 occasioni per fare gol, noi le abbiamo sbagliate, poi abbiamo fatto un errore, devo anche dire che Bonetti è stata brava, però insomma noi siamo state un po' ingenue e lì la squadra ha dimostrato che dal punto di vista psicologico sta crescendo, sta diventando più matura perché non abbiamo perso la lucidità e abbiamo continuato a giocare e abbiamo vinto, io credo meritatamente, ma soffrendo molto perché bisogna essere realisti, i valori in campo oggi erano diversi per le tante assenze che aveva il Verona, ma lo sapevo, l'avevo detto alle ragazze che il Verona è una squadra caratterialmente molto forte e l'ha dimostrato in campo perché fino al 94esimo la partita è stata in bilico. Adesso un mesetto di pausa, ci si riposa e poi si riparte per la nuova stagione con nuovi obiettivi importanti da raggiungere. Adesso dai, godiamoci la giornata, godiamoci questa annata un attimo, dobbiamo prima assaporarci tutte queste vittorie perché è giusto assaporarsele, poi nei prossimi giorni cominceremo a programmare l'annata prossima, però insomma, stacchiamo 3 o 4 giorni. Grazie. Grazie a te. Grazie.